presenti a Galileo Festival della Scienza e Innovazione a Padova. Siamo in collegamento dagli studi mobili di Piazza Garibaldi e qui con noi abbiamo Paola Molon, amministratrice delegata di Saba. Benvenuta Paola. Grazie, grazie per l'invito. Ecco, cominciamo subito a raccontare un po', se sei d'accordo, chi è Saba e dal punto di vista, diciamo, interno, come vedete questo momento, sia come Saba, ma anche come settore? Beh, intanto lasciatemi dire che Saba è un'azienda bellissima in cui lavorare. Si respira un po' l'anima dell'imprenditrice che l'ha guidata in tutti questi anni, Amelia Peorin, che oggi è presidente e direttrice creativa dell'azienda. È una realtà che ha subito una forte evoluzione, soprattutto negli ultimi 10 anni, ma in particolare negli ultimi 5, dopo il Covid, con uno stravolgimento proprio dal punto di vista organizzativo, da una organizzazione imprenditoriale a invece un modello manageriale, e quindi questo ha modificato un po' gli equilibri anche dell'azienda. E nel contempo anche ha subito un cambiamento, un innalzamento del posizionamento di marchio e anche un allargamento dell'offerta merceologica. Oggi l'azienda conta 65 fra dipendenti e somministrati, quindi abbiamo rinforzato la struttura con tantissimi innesti negli ultimi 3 anni. L'azienda produce mobili di design, inizialmente solo concentrati per l'area living, quindi mobili imbottiti, divani e poltrone principalmente, poi invece allargato nei settori merceologici fino alla zona notte, alla zona outdoor e alla zona dining. Oggi abbiamo una struttura distributiva ben nutrita, abbiamo una 50 di agenti plurimandatari che si rivolgono a 850 rivenditori multimarca nel mondo. Abbiamo toccato il nostro picco di fatturato nel 2022, quindi subito dopo il Covid, toccando i 25,6 milioni, e sicuramente questo ha portato l'azienda oggi ad una dimensione interessante anche dal punto di vista delle risorse umane, per chi può venire a lavorare con noi. Qual è dal vostro punto di vista, quindi dal punto di vista interno di Saba, e poi diciamo del vostro mercato, del vostro settore, come vedete questo particolare momento storico? Beh, il settore è stato, se vogliamo, uno dei pochi che ha beneficiato dell'effetto Covid. Quando tutti si sono ritrovati nel lockdown, si sono trovati all'interno delle loro abitazioni, il primo, diciamo, pensiero è andato proprio per migliorare l'ambiente in cui si vive, e quindi hanno subito poi concentrato l'attenzione sul nostro settore. Quindi per noi sono stati anni di grande crescita. Diciamo tutto il settore cresceva a doppia cifra, ma a importanti doppie cifre, e invece da un anno poco più il settore ha cominciato a normalizzarsi e siamo ad una crescita intorno al 4%. È un settore che vale tantissimo dal punto di vista mondiale, con una quota Expo del 53%. Ad esempio, per invece arrivare al parallelo su Saba, la quota export è del 60% e su una 50 di paesi di destinazione. Stavi dicendo, appunto, post-Covid, grande crescita, quindi un mercato che trainava la crescita, e quindi la necessità, immagino internamente, di pensare e di migliorare, quantomeno si sia sviluppata questa opportunità, come si sviluppa spesso quando i mercati crescono. Veniamo quindi al dunque dell'intervento che farai al panel, che faremo al panel, sul tema del miglioramento continuo, e ti vorremmo chiedere qual è in Saba la strategia che applicate, che avete sul miglioramento continuo? Beh, la domanda sarebbe bella porla a Saba, secondo me, fra 2 anni, nel senso che siamo proprio nel bel mezzo di della riorganizzazione. Abbiamo rafforzato la struttura, quello che raccontavo prima delle 65 persone che oggi lavorano con noi, 3 anni fa eravamo poco più di 40, giusto per capire, quindi abbiamo rinforzato tantissimo alcuni uffici, abbiamo creato nuove funzioni che non esistevano in azienda, e quindi questo ci sta permettendo oggi di colmare quel gap organizzativo di struttura che avevamo e che abbiamo davvero sentito nel momento in cui l'azienda ha fatto il salto nel 2021 dai 16 ai 24 milioni. Ci siamo trovati a governare un'azienda che era molto diversa,
dal punto di vista delle esigenze e contemporaneamente anche verso una clientela che era molto molto attenta e molto esigente. Quindi abbiamo rinforzato la struttura interna e nel contempo abbiamo dovuto ampliare con gioia anche la rete dei terzisti, che per noi sono un patrimonio importantissimo, non solo nei momenti di picchi di domanda, ma proprio con continuità nelle forniture costanti. Ecco, mi collego al tema, no? Quindi grande crescita, grande opportunità del mercato che vi ha permesso in qualche modo di crescere e di affrontare anche la sfida di introdurre nuove risorse, nuove figure all'interno dell'organizzazione. Quindi la domanda viene: qual è la vostra filosofia all'interno di Saba che collega la produttività, quindi in qualche modo le performance, e il benessere delle persone all'interno dell'azienda? Mi piace risponderti prendendo il nuovissimo payoff che abbiamo lanciato proprio nel mese di marzo scorso, che è Collective Embrace. Devo dire che tutti quelli che entrano in Saba, anche ospiti, non per forza persone che poi ci vengono a lavorare, hanno questa sensazione di ambiente informale, molto accogliente, un abbraccio appunto, e sicuramente dato tanto dalla persona che ha, diciamo, fondato l'azienda, che ha proprio creato questo ambiente molto piacevole in cui lavorare. È sicuramente dinamico, tanti giovani che sono entrati negli ultimi 5 anni, non troppo stressante, che anche questo oggi è un valore importantissimo per le persone che si affacciano al mondo del lavoro, e sicuramente un ambiente in continua evoluzione. Ecco, diciamo che negli ultimi anni, se abbiamo dovuto abituarci a qualcosa, è stato proprio il continuare a cambiare e all'essere flessibili, mentalmente intendo. È proprio, no, questo ambiente dinamico, in particolare in questi ultimi anni, è sempre legato alla crescita, quindi un ambiente, lasciami dire, raccogliendolo con una parola, familiare, quindi dove la gente si sente tra virgolette bene e sicura, ma a livello di people strategy, quindi un'azienda che cresce deve essere in grado di attrarre, trattenere e far crescere i propri talenti. Qual è la vostra strategia da questo punto di vista? Beh, il tema caldo, credo, per tantissime aziende in questi 3 anni. Da dopo, mi tocca ricitarla, la pandemia, ma oggettivamente ha influenzato tutti noi. Le scale valoriali delle persone sono del tutto stravolte, cambiate, e le aziende stanno cercando di approcciare a queste nuove esigenze delle persone nel migliore dei modi. Intendo dire, non sempre facilissimo trovare la soluzione subito alle richieste che ci vengono fatte tutti i giorni, sia da dipendenti che da candidati. Però abbiamo, diciamo, lanciato un programma sulle risorse umane proprio quest'anno. Abbiamo già da 2 anni in realtà il supporto di un mental coach che ci guida e a volte ci supporta, a volte ci sopporta sulle necessità quotidiane. Abbiamo sia incontri one to one, che possibilità soprattutto per chi gestisce grandi gruppi di persone di poter fare dei corsi ad hoc anche fuori azienda con delle esperienze intensive di 2 o 3 giorni. E poi per la prima volta quest'anno, se partiranno proprio un giorno di maggio e un giorno di giugno, avremo delle sessioni plenarie di formazione su tutti i dipendenti con questo professionista. Per noi è importantissimo curare la parte di clima interno, perché in questi anni si è davvero molto attenti al come si lavora, e non ho detto un altro aspetto fondamentale: l'azienda è molto femminile, nel senso che ha un'alta alta presenza di donne, siamo circa 2/3. Questo sicuramente influisce anche sullo stile di comunicazione, poca aggressività e più un approccio soft, quindi è importante anche avere la cura appunto di chi è con noi tutti i giorni, e quindi cercare di avere questa attenzione per chi, prima per il cliente interno e poi contemporaneamente anche per il cliente esterno. Mi piace appunto trovare nelle tue parole il collegamento con quanto dicevi prima, cioè siamo molto attenti alle persone, ed infatti poi diciamo l'ha realizzata attraverso una strategia e delle azioni che vanno nel senso di dare tutti gli strumenti e supporto alle persone per stare bene all'interno dell'azienda. Sì, tra l'altro, diciamo, questo è uno dei progetti, e poi c'è un programma welfare che stiamo, diciamo, ereditando anche dalla holding che ci controlla, perché ho omesso un passaggio importantissimo.
L'azienda dal 2018 è entrata a far parte del gruppo d'Excellence, ex Italian Design Brands, che diciamo ci ha guidato nella pianificazione strategica a 3 anni e quindi ci sta guidando in questa crescita ecco vorticosa. E con loro appunto hanno lanciato prima per la loro struttura e poi ovviamente ce l'hanno presentato a tutte le aziende, hanno appunto ideato un programma welfare che adesso noi stiamo capendo come declinare nella nostra realtà perché abbiamo delle specifiche esigenze. Io ringrazio Paola. Grazie. Per il suo prezioso contributo e le auguriamo un buon Galileo Festival. E un saluto a tutti. Grazie altrettanto.